Buonasera, mister Donigi risponde alla vostra domanda dopo questa partita col Genoa. Pippo Gatto. Buonasera mister, ovviamente la problematica a questo punto diventa che la squadra ha qualche problema. Non si spiega perché nel secondo tempo 50 minuti con l'uomo in più, non solo non c'è pressing ma c'è zero tiro in porta tranne quel pallone di Nasti che è sorvolato sulla traversa. Preoccupa una cosa del genere? Sì, allora bisogna fare una disamina più ampia, penso, della partita. Io penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, preparato bene contro una squadra forte. Loro non riuscivano a trovare sbocchi, non hanno fatto un tiro in porta. Purtroppo due episodi, tu la giochi, la prepari bene, hai ripartito bene, hai avuto la palla gol sul tiro di Butic. Al primo episodio, toccata con la mano, ora ogni fallo di mano è rigore. E purtroppo l'infortunio sul secondo gol, tu vai 2-0, che onestamente non meritavamo, assolutamente oggi. E questa è stata la prima partita, abbiamo avuto la forza di trovare il rigore per riaprirla, siamo partiti benino i primi minuti del secondo tempo e poi, come hai detto tu, abbiamo avuto grossi problemi a creare situazioni per poterla pareggiare. Non dimentichiamo, abbiamo finito la partita con 5 attaccanti dentro, quindi la voglia di metterli per recuperarla c'è stata. Non siamo stati lucidi. Anche il Genoa con un uomo in meno è una signora squadra, per uomini, per esperienza, si è giocato poco. Come hai detto tu, abbiamo sbagliato i 20-25 minuti finali dove dovevamo essere più arrembanti e non ci siamo riusciti. Questo sia l'analisi della partita. Davide Franceschiello. Allora mister, io sono completamente d'accordo con lei perché ho visto un primo tempo in cui c'era una squadra ordinata, con i giocatori che sapevano quello che dovevano fare, con i terzini che attaccavano, le mezzali che facevano il loro gioco. E poi siamo andati sul 2-0, eccetera, eccetera. Nel momento in cui poi è venuto anche il rigore a nostro favore, nel momento in cui nel secondo tempo ci aspettavamo, certo, una reazione, perché una squadra, il Genoa ormai aveva dato tutto, una squadra in 10, eccetera, eccetera, il secondo tempo una confusione totale in campo. Con, diceva lei, 5 attaccanti, però con un Brignola che è stato costretto a fare il terzino e nessun tiro in porta. Ci spieghi questa partita? Allora, perché io non riesco a darmi una spiegazione a questa gara. No, ha detto bene, la partita è stata preparata bene, abbiamo avuto, ti ripeto, trovarci 2-0 in quel modo lì è stato un po' troppo penalizzante per noi, questo sicuramente. Brignola a un certo punto l'ho messo quinto, poi abbiamo avuto l'infortunio di Meroni e dovevo scegliere mettere un difensore non avrebbe avuto senso, ho preferito un terzino di spinta come Brignola più due attaccanti più due trequartisti. Insomma, la scelta era mettere Camigliano e bruciarmi un cambio con un attaccante, quindi è stata una scelta un po' coraggiosa che speravo portasse più frutti, invece non ci sono stati. Sicuramente abbiamo da questo punto di vista un problema, anche se devo dire la verità non è che il Genova abbia creato chissà cosa al nostro cospetto, no? Quindi in una fase di non possesso buona, direi ottima, arriviamo lì, abbiamo qualche problemino, ce l'abbiamo dall'inizio e va risolto. Oggi devo anche dire, come do sempre a Cesare ciò che è di Cesare, che anche chi entra deve entrare bene. Sono sempre pronto a scusare, sempre pronto, però quando si entra specialmente in casa bisogna dare tutto, quindi dobbiamo dare varie letture a questa partita. Sono preoccupato più che altro per la fase offensiva, quello un po' sì, però abbiamo fatto purtroppo due sconfitte con due squadre forti che ci possono stare. Oggi sono dispiaciuto perché era stata preparata una partita secondo me perfetta e poi dopo il secondo tempo quello che avete detto è giustissimo. Roberto Barbarossa. Buonasera mister, allora la gara di Reggio Calabria e quella di oggi hanno evidenziato che questa squadra ha un evidente gap tecnico e tattico rispetto alla media delle squadre, ma questo lo sapevamo sin dall'inizio. Ma quello che è veramente preoccupante è che questa squadra non sta dimostrando carattere, quella grinta, quella voglia di lottare su ogni pallone che ti fa sopperire ad un'evidente carenza tecnica rispetto agli avversari. Lei pensa di poter migliorare questo aspetto? Immagino che a fine partita anche il fatto che lei sia arrivato qualche minuto in ritardo rispetto al solito abbiate parlato e anche a voce grossa. Cosa pensate di fare per mettere freno ad una situazione che comincia a diventare seriamente preoccupante? Allora, penso che nella prima parte, escluse queste due partite, comunque
nelle altre partite c'è stata quello che dicevi tu, che è mancato queste due, se no facciamo tutto di erba un fascio, non sarebbe neanche giusto. Ultimamente, beh, esatto, queste due partite è stata la pecca che, non è, che è venuta un po' a mancare, e mi riferisco sempre al fatto che forse è anche vero che, analizzandola, il gol di Reggio dopo 8 minuti, oggi stai facendo un'ottima partita, un fallo di mano buttato lì, rigore. Dopo abbiamo avuto l'infortunio sul secondo gol, un po' le abbiamo pagate anche troppo care per quello che stavamo facendo. Quindi sicuramente è una squadra che caratterialmente deve fare dei miglioramenti. Questi miglioramenti, lo torno a ripetere, però lo voglio vedere soprattutto nell'atteggiamento quando si entra in campo. Questo, senza ombra di dubbio, sarà compito mio, nel migliore dei modi, cercare di tirare fuori questo che avevamo all'inizio. Dobbiamo guardare avanti, metterci sotto a lavorare, cominciamo a affrontare squadre, diciamo, come dici tu, sulla carta, dove possiamo avere la possibilità di essere un po' più incisivi. Quindi dispiace, guarda, veramente dispiace la non reazione dell'ultima mezz'ora, però la voglia anche da parte mia di mettere attaccanti su attaccanti per cercare di trovare il gol c'è stata. Purtroppo siamo venuti un po' meno, siamo venuti a mancare in quello. Daniele Cianflone, il DOT. Mister, le volevo chiedere, alla base della sostituzione inizio secondo tempo di Calò con Voca ci sono delle motivazioni tattico-tecniche o fisiche? E poi, se nella turnazione, come mai nella turnazione che ormai riguarda un po' tutti gli attaccanti, quello che trova meno spazio è Zilli? A quanto riguarda Calò, è un attimino in difficoltà, penso. È stato un attimino in difficoltà, la prima partita dopo tanto tempo, quindi vedi anche lì le disamine di quando metterlo o non metterlo, bisogna avere sempre equilibrio. Ci serviva, siccome l'intenzione era di mettere più giocatori offensivi, mi serviva in mezzo al campo un giocatore che desse un po' più di sostanza, un po' come Voca. Per quanto riguarda Zilli arriverà al suo momento, hai detto bene tu, hanno ruotato tutti, arriverà anche sicuramente il turno di Zilli. Ho quattro attaccanti, vedete che a volte anche il fatto di portarne anche cinque non vuol dire che crei di più, cioè io... Però dobbiamo avere la pazienza un attimino di trovare la quadratura giusta. E secondo me ci siamo espressi molto meglio le prime partite rispetto alle ultime due, e dobbiamo riprendere quel sentiero lì, senza fare drammi assolutamente, perché è un campionato, la B è questa qua, incontriamo squadre forti, le ultime due partite abbiamo incontrato squadre veramente forti. Torno a ripetere, il primo tempo di oggi mi è piaciuto tanto. Renzo Andropoli, Quotidiano. Sì, quanto la preoccupa questa involuzione rispetto alla prima parte della stagione? Invece in queste ultime due o tre partite la squadra si è espressa molto bene sia dal punto di vista dell'atteggiamento che dal punto di vista del gioco, e quando pensa possono incidere sulla squadra le critiche che in questo momento sta ricevendo la gestione della squadra? E le critiche, onestamente, dal primo giorno, quindi non è che cioè, bisogna sempre capire quali sono le critiche di chi è costruttivo, di chi vede le cose con realtà, con giudizio, e critiche invece fatte a priori. Quindi bisogna essere bravi a scindere quelle cose lì. Noi sappiamo il campionato che dobbiamo fare, sappiamo il percorso che abbiamo iniziato con la scelta di determinati calciatori, perché bisogna essere coerenti con quello che abbiamo sempre detto. Sappiamo che sono giocatori che hanno bisogno di maturare per vari motivi, sappiamo che andiamo a incontrare a volte, come queste ultime due partite, corazzate, che non è mai semplice trovare le misure. Quindi le critiche mi lasciano un po' il tempo che trova, anche se quando sono costruttive, come stiamo parlando, specialmente sulla fase di finalizzazione, sono più che giuste. Poi per il resto io so su cosa devo lavorare, su quello che sono stato chiamato a lavorare, e quindi bisogna solamente ripartire da come facciamo tutti i lunedì e trovare nuove soluzioni per migliorare quello che in questo momento siamo un po' in difficoltà. Antonio Lopez, Rai. Mister, buonasera. Lei ha cominciato il campionato con un certo tipo di modulo e con alcuni uomini cardine in questo scacchiere. Oggi ha cambiato. Abbiamo visto un 3, una sorta di 3-4-1-2 più o meno, ecco. È una squadra che dopo 9 turni di campionato non ha ancora trovato una sua identità. Perché? No, ma io penso che l'identità l'abbiamo avuta fino alla partita con la Regina, cioè questo 4-2-3-1, a volte era 4-3-3, che poi si trasforma in fase di non possesso in altre cose. Oggi c'era l'esigenza di cambiare per come giocava il Genova.
Se vedete il Genova gioca con una prima punta, con tre trequartisti dentro il campo e alza molti terzini. Penso che la partita gli abbiamo bloccato ogni fonte di gioco, li vedevo abbastanza in difficoltà nel creare gioco il Genova come ha creato contro tutte le altre squadre. Fino al rigore o fine primo tempo non ricordo un tiro in porta del Genova. O subito dopo, cioè, il secondo gol è un infortunio. Quindi la partita penso sia stata preparata perfettamente da quel punto di vista lì. Quindi l'esigenza di oggi di passare a tre era prettamente dovuto a questo aspetto qua. Se no, le altre partite abbiamo avuto, a parte con la Regina, abbiamo avuto la nostra identità, l'abbiamo sempre tenuta in campo, con pregio e con difetti. Massimo Mitidieri, Giornale Sicilia. Buonasera mister. Sì, sono d'accordo con lei, sulla carta ha detto che aveva preparato bene la partita, ho visto questa buona preparazione diciamo nei primi 20 minuti, vogliamo metterci anche il primo tempo, ok? È innegabile poi che nel secondo tempo era evidente che Genova era cotto, non abbiamo visto più voi per scelta tattica, nel senso che voleva preservare questo vantaggio, però il Cosenza non è riuscito a concretizzare assolutamente niente. Il fatto che lei comunque sta cambiando, sta cercando di cambiare un po' le cose, la lascia dubbioso e preoccupato, perché comunque questo Cosenza ultimamente abbiamo notato una forte involuzione. Sì, sicuramente quello che abbiamo detto anche nelle precedenti conferenze, si sta cercando di trovare la soluzione migliore, essendo arrivati i giocatori con varie caratteristiche diverse. Siamo partiti da un progetto tattico iniziale, poi abbiamo visto che secondo me ha fruttato e anche molto. Poi a volte subentra anche la voglia di voler fare qualcosa in più, parlo dei due attaccanti, parlo di aggiungere attaccanti e forse ti accorgi che il DNA di questa squadra per tanti motivi è forse un altro. Però penso che il fatto di volerlo provare, di voler trovare soluzioni migliori, fa parte del percorso di un allenatore di questa squadra. Oggi abbiamo visto giocatori che molti richiedevano, no? Giustamente, vedete, piano piano stanno entrando, bisogna trovare la componente giusta. Quello che dobbiamo, secondo me, ritrovare assolutamente è la voglia da parte di tutti che quando si entra in campo si corre. Questo prima di tutto. Walter Leone. No, niente, bene o male ha risposto a tutte le domande. Volevo giusto capire se l'esperimento di oggi rimane fine a questa partita oppure è un progetto sul quale poter lavorare in futuro. E poi credo che la squadra, soprattutto nel secondo tempo, mancava di cattiveria. Sì, è sì, questo? No, quello che abbiamo detto c'è stata no, ma il fatto di dell'identità di gioco può darsi che continuiamo, dipende dalla squadra che andiamo a affrontare. Oggi le due punte sono state scelte perché loro rimanevano spesso, ci lasciavano il 2 contro 2 con due difensori centrali e ci eravamo riusciti due o tre volte a beccarli, specialmente il primo tempo. E poi il fatto sicuramente della cattiveria è una cosa che specialmente questa squadra aveva sempre dimostrato contro tutti, dalla partita di Bologna fino ai primi 20 minuti di Reggio. L'abbiamo persa per una per un secondo tempo oggi e dopo i 20 minuti di Reggio l'abbiamo persa in questo momento qua. Può succedere altre, è successo ad altre squadre, però noi non possiamo permetterselo di perderci, non possiamo permettere di capire dalla nostra realtà da dove veniamo e specialmente i ragazzi da dove vengono, quindi devono sputare sangue, questo senza ombra di dubbio, ma sono convinto che da lunedì sarà compito mio riportare tutti mentalmente alla condizione migliore. Non so, siamo a 15 minuti, c'è anche il Genoa che preme. Vi siamo sposato, voleva fare una domanda? Sì. Breve. Mister, io volevo sapere solo una cosa. Come mai tutte le partite che abbiamo visto la squadra non riesce a mettere gli attaccanti in condizione di essere pericolose? Da cosa dipende? Ma sai, mettere gli attaccanti in condizione di... Cioè, oggi Genova non ne ha messo mai uno in condizione di... Cioè, le partite sono diverse. Noi, non è vero questo, perché noi abbiamo avuto tante situazioni dove o per l'ultimo passaggio, o per l'ultima scelta, o per una giocata di qualità, non siamo riusciti a fare o il tiro, o il cross. Cioè, ci sono tante situazioni. Secondo me noi siamo arrivati... Paradossalmente, oggi è la volta che arriviamo di meno al limite dell'area di tutte le altre volte.
se io devo fare un'analisi rispetto alle altre partite giocate, è la volta dove abbiamo manovrato meno e siamo arrivati di meno negli ultimi 25 metri, per assurdo. Oggi con due attaccanti ci siamo arrivati di meno, secondo me, come manovra. Quindi sono letture giuste, ma tutte hanno un senso, e noi dobbiamo cercare la soluzione migliore per unire la mole di gioco arrivando agli ultimi 25 metri ed essere efficaci. Questa è la realtà. Dobbiamo sempre tenere presenti che nel nostro DNA, nei giocatori che abbiamo, qualche numero di gol ci manca come passato storico. Quindi è compito mio, dobbiamo cercare di migliorarlo. Il mister del Genoa è già pronto. Fabio, vuoi fare una domanda velocissima? Mister, volevo chiederle, si è reso conto che questa squadra non ha un uomo che crea la differenza, salta l'uomo, ti crea superiorità numerica? Perché lì praticamente poi arrivi, non si conclude mai niente, non c'è quell'uomo che ti crea, sì, la differenza. Dobbiamo cercare di crearli in altri modi. Ho detto una cosa, non abbiamo proprio quel giocatore, cioè Florenzi è quel giocatore che ci dà un po' più di brio, un po' più di cose. Noi dobbiamo cercare di crearli in altro modo, perché quando non si riesce a trovare, individuare proprio un giocatore in questo modo qua, dobbiamo arrivarci con altre soluzioni. Dove ci siamo arrivati, specialmente le prime partite, o arrivando al cross o portando uomini fra le linee. Quindi vedete, il fatto di trovare l'amalgama giusta o la situazione giusta non è semplice, dobbiamo trovarla, e secondo me ritrovare un attimino anche un po' più di calma e di serenità, perché noi stiamo, secondo me, sbagliando le ultime partite e mezzo, stiamo facendo quello che dobbiamo fare, quello che è il nostro percorso. Chiudiamo con Aldo Morelli. Mister, tralasciando gli aspetti tecnici e tattici, e quanto può pesare questa sconfitta, soprattutto dal punto di vista psicologico della squadra, per il proseguo del campionato? No, questa non penso. Io penso che oggi sapevamo la forza della squadra che affrontavamo. Io avevo qualche dubbio sulla reazione dopo il derby perso. Invece il primo tempo, torno a ripetere, il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Ecco, nessuna squadra ha messo Genova in difficoltà come abbiamo fatto noi il primo tempo. Ricordiamo che era una squadra che partiva sempre forte, creava tanto. Il primo tempo abbiamo avuto le risposte che volevamo. Poi possiamo sicuramente essere d'accordo su tutto quello che è accaduto il secondo tempo. Ci chiede un'ultimissima Giuseppe Leo. Rapidissimo mister, una statistica per chiudere. Questa squadra incassa gol sistematicamente nel primo tempo, eccetto Benevento ha sempre, diciamo, patito questo fattore. Come se ne esce? Un problema meramente caratteriale o gli episodi, come lei citava? Io penso che in varie partite possiamo parlare di episodi. Io penso che oggi sono due episodi che, come col Bari, è mano, è rigore. Oggi è rigore, diciamo, l'infortunio che ci è successo sul secondo gol, cioè di errori tattici anche oggi non ce ne sono stati, penso. Quindi episodi, dobbiamo però cercare questi episodi onestamente di sbortare. Grazie a tutti, grazie mister, 20 minuti, rischiamo.